Grazie all'Associazione per l'invito a parlare del caso di Razzinici, cosa che negli ultimi anni è stata sempre frequente e ci si augura che la cosa possa anche appunto proseguire. Il parco di Racconigi è situato a 30 km circa da Torino, a sud, è una delle residenze sabaude circondano la città di Torino. Le vicende del parco, non mi soffermo molto tanto sul discorso delle fasi evolutive storiche del parco stesso, per guardare forse meglio l'aspetto proprio legato alla sua gestione. In ogni modo, una fase sicuramente da sottolineare, più importante del parco, proprio quella vicentesca, permettendo comunque il giardino del parco Castello della Conigia, ha una storia molto antica, che risale già dal 1000 con il fortilizio medievale, prosegue attraverso un importante giardino barocco alla francese, ad opera sul progetto di Denotre, ma vede la propria fase più importante, che segna proprio veramente il genius loci di questo luogo nell'Ottocento, con gli interventi di Carlo Alberto. Infatti il parco, nelle forme in cui viene studiato, studiato da Carlo Alberto, si conforma secondo il nuovo gusto di giardino all'inglese, o parco paesaggistico, e si estende notevolmente, allargando i propri confini cintati, raggiungendo le dimensioni attuali di 180 ettari, che fanno sì che il Parco della Conigi costituisca il più grande parco disegnato del Piemonte cintato, secondo solo al Parco della Mandria. Come già potete vedere in questa planimetria del 1839, a destra e il nord a sinistra, il parco si estende notevolmente a nord del castello, andando a inglobare delle porzioni di paesaggio circostante, con una parcellizzazione agricola già presente appunto dei terreni di proprietà Savoia collocati all'epoca nord del parco. In un binomio fondamentalmente molto assolutamente connaturato alla tipologia di parco all'inglese, dove appunto l'utile diletto sono assolutamente in stretto connessione proprio con il sia appunto gratificando l'aspetto di dosire di svago per la corte, quanto allo stesso tempo di autosostenibilità e produttività all'interno del complesso territoriale. Infatti, il desiderio di Carlo Albertini è proprio quello di realizzare all'interno del parco un'area agricola sperimentale in rapporto con un edificio delle forme neogotiche destinato appunto ad ospitare una cascina reale collocata all'interno del perimetro cintato, in cui poter poter attivare tutta una serie di innovazioni in ambito agricolo e zootecnico, da esportare poi man mano nelle tenute subito collocate a nord del parco, appunto avevano, grazie ai latifondi di proprietà appunto sempre della famiglia Reale, la possibilità di intensificare tali attività sperimentali, e poi poter estendere sul territorio, arrivando appunto alla riforma Carlo Albertina in ambito agricolo del 1842. Il parco paesaggistico viene conformato secondo l'impianto attuale dal 1820 al 1840, per cui viene realizzato negli ultimi ventenni con delle espansioni appunto graduali da un architetto tedesco, che Xavier Curten, che arriva alla corte sabauda proprio negli anni 10 dell'Ottocento,
nessun contratto di nomina per Carlo Alberto del 4 febbraio del 1820 viene proprio richiesto che il parco di Racconigis venga trasformato secondo il nuovo gusto di giardino moderno, ma soprattutto che sia totalmente autosostenibile. Questo è un aspetto fondamentale che, come vedremo, si lega davvero alle problematiche di gestione attuale. Per questa ragione, appunto, il principio promotore dell'impianto paesaggistico del parco nel contesto territoriale ha proprio nella sua composizione e nella sua valenza produttiva questo grande aspetto di innovazione che viene man mano esportato in tutte le residenze, in parte delle residenze Sabaudo, ma soprattutto in tutta una serie di committenza e poi pertinente della Corte Sabauda, a tal punto da arrivare ad avere in Piemonte oggi circa una ventina di parchi realizzati dalla Corte negli stessi anni, con fondamentalmente poi ne vedremo soltanto uno di questo analogo, ma sempre la stessa matrice. L'edificio della Margherita, come vedete in alto a sinistra, viene realizzato tra gli anni 30 e gli anni 40 dell'Ottocento e ha appunto la conformazione della classica tipologia di edificio rurale della pianura piemontese. Le porzioni invece che vedete subito alla sua destra costituiscono appunto le particelle agricole, sede delle attività sperimentali e soprattutto il vivaio che il Kurten stesso voleva per ogni parco da lui progettato, proprio per la ricoltivazione delle piante utili alla composizione dei boschetti del parco, nonché per la climatizzazione delle piante esotiche che man mano venivano introdotte. Questo appunto è il prospetto sud dell'edificio in forma neogotica da Carlo Alberto, diciamo nostalgico dell'epoca feudale medievale. Operano qui tutti gli architetti che sono attivi proprio a Racconigi, elevata proprio a dimora appunto della sede quasi principale dopo Palazzo Reale della Corte. Gli stessi architetti che operano appunto tanto nel castello quanto per il parco insieme al Kurten per l'edificio della progettazione della Margherita con le sue serre reali. Le serre che vengono collocate a nord della Margherita, proprio al limite del parco, che chiude appunto subito immediatamente dietro all'edificio delle serre, costituiscono una vera innovazione nel panorama soprattutto piemontese della prima metà dell'Ottocento. Vengono realizzate da un allievo di Pelagio Palagi, che è appunto che detiene il ruolo di regia soprattutto per quanto riguarda la progettazione di tutte le trasformazioni degli edifici, tanto del castello quanto della Margherita stessa, Carlo Sala, un architetto milanese che coglie un'intuizione molto importante. Se torno indietro soltanto di due immagini, se potete vedere nella questa planimetria di rilievo, inizialmente le serre erano state concepite come due differenti, una serra temperata per la conservazione della collezione botanica di pregio che man mano veniva costituita per voler di Carlo Alberto con l'importazione di piante da tutti i continenti del mondo, dall'altra parte invece la serra calda per la coltivazione in piena terra e la forzatura delle piante fruttifere. L'intuizione di Carlo Sala stava sovrapposto i due progetti nella realizzazione di un unico edificio. Pertanto al di sotto viene realizzata in questa parte inclinata la serra calda con l'impianto di riscaldamento che permetteva appunto la forzatura delle piante fruttifere, mentre viene collocata di sopra la serra temperata per la collezione botanica.